Salve, non posso trasmettere in diretta, saluti a tutti. Inizia il telegiornale qui alle 14.59 e ve lo commento in diretta da quando lo vedo. Dice Napolitano che è impossibile accusare i politici per il caso dello spionaggio, quello dell'estradizione della famiglia del ricercato. Beh, chi bisogna incolpare? Le stesse vittime? Dice, non dobbiamo farci influenzare da stati stranieri. Appunto, non li dovranno consegnare, punto. Scalfaro difende il fatto che hanno consegnato dei bambini al carcere. E vabbè, ognuno fa quello che può per difendersi. Poi dice che aveva detto che un altro governo oltre l'Etta non è possibile perché metterebbe in crisi il paese. Certo, ma il paese sta lo stesso in crisi, perché PD e PDL insieme non governano, divisi non si lasciavano governare, e poi L perché sta? Che rappresenta la L? Che differenza c'è nel? Non lo so. Insomma, per Napolitano il caso va chiarito, ma il governo ha agito bene. Ha agito bene reagendo male. Mozioni di sfiducia contro Angelino Alfano. La decisione è stata presa dopo una lunga assemblea dei senatori del PD, tensioni con i renziani, scambio di accuse tra Franceschini e Civati. Il servizio di Roberto Chinteri. Mi pare che il gruppo, praticamente all'unanimità con 7 astensioni, voglio essere preciso, ha condiviso l'idea per la quale il governo deve andare avanti, si vota no al voto di sfiducia nei confronti del ministro Alfano. Il gruppo dei senatori PD sostiene. È uno del PD che difende Alfano, come sempre, come hanno difeso Berlusconi. Quindi si può far sequestrare con minacce, insulti, aggressioni una madre con i suoi figli solo perché perseguitano al capofamiglia. Se lo fanno con gli stranieri lo faranno pure con molti italiani, non vi preoccupate. Di riflettere sulle dimissioni considerando la questione aperta, oltre che degli uomini vicino al sindaco di Firenze. Noi ci attendiamo, ripeto, che all'interno della relazione del nostro capogruppo vi sia tutta la evidente insoddisfazione del nostro partito per come questa vicenda è stata gestita. Insoddisfazione? Sì, ma alla fine si appoggiano l'uno all'altro, sono tutti funzionari alla stessa politica da più di 20 anni, ma quando ve ne renderete conto che a nessuno gli frega un cazzo della violazione dei diritti di un'intera famiglia? Parlamentari che votassero la sfiducia ad Alfano, accuse prive di fondamento, risponde una nota ufficiale del partito. Il no del PD alla sfiducia mette benzina al Movimento 5 Stelle, che da sempre lo chiama PD-L. Alfano non può rimanere al suo posto, rilancia Vendola. Oggi noi abbiamo il diritto di contrastare la vergogna di un governo che si è reso complice di uno Stato dittatoriale e che ha in qualche maniera determinato la lesione di diritti umani fondamentali. Il PDL si stringe attorno al ministro dell'interno e segretario del partito, Berlusconi conferma Alfano, non si tocca, dice Cecilia Primerano. Ma che è cambiato in Italia? Criticavano Berlusconi perché era amico del presidente di Bielorussia e di Libia. E poi adesso anche il PD appoggia alla Bielorussia e magari a qualche un altro. Il PD è sempre stato trincerato dietro un'opposizione berlusconiana. Adesso tutto è poi Gian Alfano e Berlusconi del PD. Ma a che gioco giochiamo? Il Gepardo giocava a togliersi le macchie, no? Non è rimasta una molto scura che il buccio del culo. Il ministro Alfano domani non sarà sfiduciato dal Parlamento e non lo sarà perché ha dimostrato la sua totale estraneità ai fatti e perché dobbiamo tutti insieme come governo individuarne i responsabili e far sì che non riaccada più quanto di grave è accaduto nel nostro Paese. Il governo ne uscirà rafforzato e ne uscirà rafforzato proprio per quello che ha detto il presidente Napolitano oggi. Abbiamo un compito importante, portare il paese fuori dalla crisi. Dunque il governo deve andare avanti. Che non succederà mai più quello che è successo. Certo, ormai la donna con i suoi figli
sono ritornati in Kazakistan e stanno magari in carcere, quindi non c'è più nessun altro che bisogna difendere. Adesso vedo che scende da una macchina, non so, brunetta, così al completo il circo della politica. Il processo e la denuncia è costato una ventina di milioni di euro. Il caso kazako, dunque, dal blitz in grande stile nella villa romana. In grande stile, in stile sudamericano, con catene, urla, parolacce, insulti. Perché li dovevano insultare? Di che erano criminali i bambini? Di una tranquilla strada di Casal Palocco. Si trova qui, tra Roma e il litorale, la villa di Alma Shalabayeva e della figlia Alua. Il citofono è assolutamente anonimo, non c'è scritto alcun cognome. Dentro le tapparelle sono abbassate a metà, una finestra è aperta ma non ci risponde nessuno. Le palme, il prato curato, come tante altre case in questo quartiere elegante, protette da pesanti cancelli e dove chi abita vuole discrezione. Non vuole parlare. Grazie. Non ha mai visto nessuno lei qua? No. Chissà se qualcuno si è accorto del blitz alla notte del 28 maggio, 38 agenti fanno irruzione in quella che viene indicata come la casa bunker di Abliatov, un pericoloso criminale segnalato dall'Interpol, pronto a rispondere con le armi alla cattura, scrive il capo della polizia Panza nella sua relazione, o a rifugiarsi nei locali nascosti sotto all'abitazione. Per questo la polizia avrebbe usato anche il georadar, un'apparecchiatura utilizzata per la caccia ai superlatitanti, come ha riferito sempre Panza in Commissione diritti umani al Senato. Abliatov non c'è. Troppo tardi, forse era lì fino a 3 giorni prima, comunque non lo trovano, quindi sarebbe stato dispiegato un consistente numero di forze in tutta fretta, senza un lavoro di intelligence e senza predisporre appostamenti. L'operazione ha come unico risultato l'espulsione in 48 ore della moglie e della figlioletta di 6 anni di Abliatov. Alma Shalabayeva, rimpatriata a forza in tempi record, potrebbe essere ascoltata dai magistrati romani tramite rogatoria. Sull'intrigo internazionale e sull'operato delle autorità di polizia, ora vuole vederci chiaro anche la Procura di Roma. Adesso pensa se lui non era ricercato internazionale, era solo un perseguito. Che ritorsioni avranno sui bambini e sulla moglie? Adesso, se era un cittadino italiano che stava a punto di essere sfrattato, lo cacciano così di casa con moglie e bambini? Quante fabbriche avranno chiuso così? Di regia, per cui restano i provvedimenti economici. Entro il 31 agosto. E l'Italia si deve recuperare in questo modo? Perché se uno vuole fare giustizia di queste cose, dice che possono venire delle turbulenze che disturberanno il governo nella sua azione. Ma allora il governo deve agire criminalmente per recuperare l'Italia in questo momento difficile, non so, non si può agire in un altro modo. Sono io troppo idealista. Collaborazione, un nuovo metodo di lavoro consolida i rapporti tra il governo e la maggioranza. Il Partito Democratico ha rimesso l'accento sulle questioni vere. Il 50% dell'incasso dell'IMU prima casa deriva dal 15% delle case più prestigiose, per cui noi riteniamo che sia giusto fare una riflessione vera ancora nell'interlocuzione con il governo per favorire una modalità che dia più risorse a chi ne ha di meno. Si è scelta la strada originaria, vale a dire della grande riforma della tassazione degli immobili, da fare entro il 31 agosto e su questo appunto parte. Ecco Brunetta che lo dice, hanno tolto Berlusconi perché lui voleva togliere l'ICI, poi hanno rimesso l'IMU che è un ICI estrogenato e poi adesso dicono di nuovo che quando non è né Berlusconi a dire che bisogna togliere l'ICI, sono loro che lo dicono, allora cosa da pazzi? Come? Adesso appoggiano Berlusconi perché non sta più al governo nel togliere l'ICI? Che casino! I danni del capitano a bordo del Titanic Italia. I conti dello Stato non sono assolutamente in ordine. Vorremmo sapere che cosa è andato a fare il ragioniere dello Stato da Napolitano, che cosa si sono detti e quali sono i problemi economici di questo Stato. Perché non trovano le coperture sul decreto del fare che è fermo da diversi giorni? La Meloni, Fratelli d'Italia... Perché non c'è niente da fare! Come non lo sai? Non c'è niente da fare! Bitonci è l'ennesimo fallimento. Siamo persi. E non perché siamo iraniani. Siamo persi perché per dirvi... con questa classe politica PD, PDL. Il governo perché si è reso conto che una crisi in piena estate avrebbe effetti molto gravi sull'economia e non è un caso che gli stessi dissidenti interni, a cominciare dai seguaci di Matteo Renzi, si siano adeguati, solo 7 si sono astenuti.
Vuol dire che il malessere c'è a causa della brutta vicenda che ha visto l'espulsione dall'Italia della donna kazaka con la sua bambina, ma la coscienza che non si può rovesciare oggi l'esecutivo è più forte. Ma non è coscienza di quello, che a nessuno gli frega niente. Stefano, e per favore, editorialista Stefano, ma lo sai bene che a nessuno gli frega un cazzo della donna e della bambina? Per due persone litigare con uno Stato pieno di petrolio? Ma per favore, che già abbiamo l'euro alto, e loro hanno una dittatura bassa e gliene compriamo quanto vogliamo. Adesso ci daranno uno sconto sul petrolio. Incassa la solidarietà del Senato. Lei ringrazia citando Mandela e dall'aula parte una standing ovation. Claudia Mazzola. È il giorno dedicato al ministro per l'integrazione Cécile Kyenge dopo le polemiche innescate dagli insulti dell'esponente leghista Roberto Calderoli. Caso chiuso con le scuse dell'ex ministro e una stretta di mano tra i due. Oggi nell'aula del Senato si discute e si vota una mozione sottoscritta da tutti gli schieramenti, eccetto la Lega che al momento del voto si astiene, per manifestare solidarietà e apprezzamento al ministro, vittima di attacchi razzisti. Ringrazio tutti i firmatari, ringrazio anche tutti quelli. Non so se Cécile ha perdonato a Calderoli perché gli ha chiesto scusa o perché capisce chi è Calderoli, insomma. Un applauso pieno con standing ovation, quello che segue al breve discorso di Cécile Kyenge nello stesso giorno, ricorda il ministro, del compleanno di Nelson Mandela. Unica nota suonata, questa foto postata sulla propria pagina Facebook da Agostino Pedrali, assessore del Carroccio in un comune lombardo. Siamo alla cronaca, alla strage alla stazione di Viareggio. Dopo 4 anni rinviati a giudizio tutti e 33 gli imputati, tra cui l'amministratore delegato delle Ferrovie Moretti, il processo comincerà a novembre. Frida Zampella. Sì, però, e chi ci crede che li condannano? Ma per favore, dai! Il deragliamento del treno cisterna e lo scoppio del GPL che provocò la morte di 32 persone. Il GUP del Tribunale di Lucca, Alessandro D'Altorione, ha deciso il rinvio a giudizio per tutti i 33 imputati e tra questi per l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, per i reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo e omicidio. Per i familiari delle vittime un primo importante risultato, per la Procura di Lucca la conferma che l'impianto accusatorio regge. Il dibattimento è un processo, è la sede giusta per sciogliere tutti gli interrogativi che questa udienza preliminare ha posto. Speriamo che a novembre inizi un processo altrettanto buono e importante che ci porti alla giustizia. Confido che il processo potrà diradare i dubbi, quelli che hanno fatto prevalere la scelta di battibilità. Ma poi questo treno non è italiano che si è incendiato a Viareggio. Questo treno veniva dalla Germania e non l'hanno controllato. Alla luce del fatto che i reati sono colposi, formalmente il rinvio a giudizio non ha ripercussioni sull'incarico di Moretti. I due fratellini morti nel rogo della casa in provincia di Brescia, esplode la rabbia della madre contro il marito su di lui in fin di vita, per l'ustione si appuntano i sospetti più atroci. Giacinto Pinto. La camera ardente in casa della madre per Davide, 9 anni, ed Andrea, 12, i fratellini morti nel rogo di 2 giorni fa, rimarrà aperta fino a sabato, quando si svolgeranno i funerali. L'ipotesi prevalente in attesa degli esami tossicologici, mamma mia, è quella dell'avvelenamento della somministrazione di un forte narcotico. Ma non può arrivare un padre a fare una cosa del genere, non si può, non si può, un sistema fallire in questo modo. Ha inveito contro l'ex marito, racconta chi l'ha vista. Erika Patti così ha colto le bare, con lacrime e soprattutto tanta rabbia, una distanza rafforzata anche dal manifesto funebre. Ha preteso il suo cognome per i figli e non quello di Pasquale Iacovone. Su di lui tutti i sospetti più atroci, dopo che l'autopsia... A Iacovone, se sei stato tu, sei un gran coglione. L'accusa per duplice omicidio, ma per il legale dell'uomo non è una tragedia annunciata. Non c'è nessun fatto che riguardi eventuali pericoli per i figli. Ripeto, se ci fossero stati, i giudici avrebbero disposto immediatamente. È vero, c'erano dei potenziali pericoli nei confronti della signora. La percentuale che sopravviva da 1 a 10 è 0,1.
Primi interrogatori nell'inchiesta sui bilanci della...